Le camarade qui va intervenir en second s'est battu au sein de l'extrême gauche italienne pour défendre le drapeau de l'internationalisme, notamment en constituant un groupe qui nous a rejoint récemment et qu'on est très heureux de pouvoir compter parmi nous, c'est Giacomo de la FIR en Italie. Compagni e compagne, stiamo vivendo in un'epoca dove l'Italia non solo è la prima trincea nei flussi migratori nel Mediterraneo, ma è anche la prima trincea dell'ascenso del populismo di destra quando va al potere dello Stato in Unione Europea. Si può dire che per il populismo di destra internazionale l'Italia del governo 5 Stelle Lega sia un esempio da seguire. Questo governo si è presentato come un governo del cambiamento, un governo che difendesse gli interessi del popolo e della nazione contro l'élite dell'Unione Europea. La realtà è che questo governo non ha cambiato le leggi anti-operaie e il Jobs Act promosso dal Partito Democratico di Matteo Renzi. Non ha cambiato le politiche contro i pensionati promosse dal governo tecnico di Mario Monti. Non ha cambiato la politica di repressione contro le lotte sociali, contro i lavoratori, contro gli immigrati. Ha cambiato in peggio l'attacco mediatico e politico contro le donne e contro chiunque non si voglia adeguare al modello cosiddetto naturale della famiglia tradizionale, patriarcale. E su questo peggioramento può cambiare su una amicizia silenziosa del rivoluzionario Papa Francesco, che non ha nulla da dire a riguardo. Un'altra cosa che non è cambiata con questo populismo di destra al potere in Italia sono i tagli, sono le politiche neoliberali che venivano portate avanti dai vecchi partiti. Anche quest'anno, con la nuova manovra finanziaria, ci saranno 7,6 miliardi di euro di tagli alla istruzione pubblica e alla sanità pubblica, come nei governi del Partito Democratico. Il terreno dove ci aspettavamo un grande cambiamento, seguendo la retorica di Salvini, era una qualche rottura con l'Unione Europea. Salvini però è passato subito da rompiamo con l'euro, forse rompiamo con l'Unione Europea, a riformiamo questa Unione Europea. Il ministro euroscettico che doveva essere posto come ministro dell'economia è stato messo da parte per non rompere la diplomazia e la pace con le altre potenze imperialiste dell'Unione Europea. Anche la politica fiscale non sta cambiando in meglio e segue i criteri dei diktat della Troica. Salvini ha la sua priorità non nel risolvere i problemi del popolo lavoratore, ma nell'abbassare le tasse ai capitalisti, così come avevano fatto i governi precedenti di centrodestra e centrosinistra. L'ultima sua misura è quella di una manovra finanziaria correttiva, di modo da non rompere i vincoli di bilancio che l'Unione Europea impone. Che rottura è questa del populismo di destra con l'Unione Europea, se non rompe su nessun terreno? Non c'è nessuna rottura, non c'è nessun cambiamento da parte del populismo di destra. Non c'è nessun cambio di politica economica rispetto ai governi neoliberali, rispetto alla grande epoca dei governi di centrodestra e di centrosinistra. Quello su cui vive in campo mediatico questo populismo è l'attacco agli immigrati, alle categorie più deboli del mondo del popolo lavoratore, l'attacco alle donne, il tentativo di dividere in cittadini di serie A, B e C le masse oppresse e sfruttate. Questa è la caratteristica più tipica di questo populismo di destra.
Episodi come quello che ha già ricordato il compagno Yunus della Sea-Watch 3 della capitana Carola non cambiano il ragionamento, sono solo dei piccoli regolamenti di conti nella politica complessiva di regolamento dei flussi migratori che avviene tramite filo spinato, campi di concentramento, detenzione anche degli immigrati in Europa, clandestinità, bombardamento dei centri per l'immigrazione in Libia, come è successo ultimamente, la vecchia colonia italiana dove l'ENI continua il suo business imperterrito. A questa politica comune, dove non c'è nessuna rottura tra il populismo di destra e i partiti dell'establishment, si accompagna una retorica di un'Italia povera, un'Italia lasciata sola da questa Europa che non sa prendersi le sue responsabilità. Contro questa retorica degli interessi della nazione povera italiana, quando questa in realtà è una grande potenza imperialista, la classe lavoratrice, gli immigrati, le donne, gli studenti devono far loro un antirazzismo che non sia l'antirazzismo con le stesse posizioni di quello della borghesia democratica e liberale che si vanta di difendere la pace europea. Non può essere l'antirazzismo della gestione responsabile dei flussi migratori. La gestione dei flussi migratori è la gestione del supersfruttamento della forza lavoro che viene dall'Asia e dall'Africa in Europa per sopravvivere alle carestie, alla guerra, alla disoccupazione di massa. Non può essere l'antirazzismo, non può essere la politica di noi sfruttati e oppressi che viviamo in Europa. Quello che ci serve è legare l'antirazzismo a una pratica legata alla lotta di classe, a una pratica centrata sulla classe lavoratrice, indipendentemente dalla sua nazione. Un antirazzismo che ponga in campo la forza delle masse sfruttate unendole contro questo tentativo di dividerle sulle linee di sesso e di razza. Il modo che abbiamo per mettere fine all'inferno di questi flussi migratori verso la fortezza Europa è mettere in campo una grande mobilitazione popolare in tutta Europa che conti milioni, decine di milioni di persone che abbiano un orientamento complessivo anticapitalista, che non si dividano in lotte di settore che andrebbero a sbattere contro il muro della responsabilità politica, della gestione di questo sistema, della compatibilità economica. Quello che ci serve è andare un passo oltre a quello che ha fatto il popolo greco contro la politica della Troica, mobilitarci in massa, ma in tutta Europa, per respingere gli attacchi della Troica, per respingere questa ascesa del populismo di destra, per far cadere con la mobilitazione dei lavoratori e la mobilitazione popolare questi governi, senza aspettare che li faccia cadere una variazione nei mercati finanziari. L'obiettivo dei lavoratori europei, così come quello dei lavoratori immigrati, è quello di trasformare questa Unione Europea da un carcere e una fortezza a un continente che sia un porto aperto e sicuro per tutti quelli che ci vogliano vivere. Ma questa Unione Europea, dominata dai banchieri e dagli industriali che rispondono ai loro interessi, al profitto e basta, non sarà mai l'Europa che vogliamo noi. Soltanto un'Europa dove comandino
i lavoratori e le lavoratrici, che sia dominata da una democrazia popolare, una vera democrazia di massa, sarà un'Europa aperta agli immigrati e dove il populismo di destra non avrà spazio. Grazie.